ragazzi, oggi proverò Nissan Leaf 2018, messa a disposizione dalla concessionaria di Zen Cars di Bolzano. Leaf, come la precedente serie, è un'auto totalmente elettrica, non è la classica auto convertita elettrica. Il fatto che lei sia nata per essere un'auto elettrica lo si vede e lo si sente soprattutto guidandola. Il suo pianale, per esempio, non è stato studiato per contenere un motore termico, ma delle batterie. Le batterie in questo pianale sono esattamente distribuite al centro della vettura e la distribuzione dei pesi è pari al 50%. Sono rimasto molto sorpreso in questi giorni perché ho fatto diverse strade di montagna con Leaf e mi sono accorto che l'auto elettrica in montagna ha i suoi vantaggi. Lei ha l'equivalente di un motore termico da 150 cavalli. Il vantaggio di quest'auto elettrica è di avere questi 150 cavalli tutti e subito, buttando giù il pedale. E un altro vantaggio è che in discesa Leaf si ricarica. Una delle novità di Leaf 2018 è il sistema e-pedale. In pratica e-pedale permette di usare l'auto con un solo pedale. Si può fare tutto col pedale del gas. In base alla velocità di rilascio del pedale del gas si azionano i freni. Una delle cose strane quando si entra dentro un'auto elettrica è il fatto di non sentire il rumore. Noi la mettiamo in moto, l'auto è pronta a partire e noi dentro non sentiamo nulla. Inseriamo la D e lei parte. Ok Luigi, tu prima hai parlato di quanto ti sei trovato bene a guidare Nissan Leaf in montagna e sì, di come le pedal ti abbia aiutato. Adesso ci troviamo appunto tra tornanti, insomma tra le montagne della nostra zona, e volevo chiederti se potevi azionare le pedal e farmi vedere un po' come funziona. Semplice, basta schiacciare il tasto e le pedal è inserito. Ok. Allora io adesso sto guidando usando un solo piede. Tanto sono in salita, devo tenere il gas giù. Al momento in cui io devo rallentare, mi basta solamente alzare il pedale del freno e lei, visto come adesso, aziona i freni. Poi il vantaggio della montagna, di usare un'auto elettrica in montagna, è proprio il fatto che io questi, tra virgolette, chiamiamoli 150 cavalli, ce li ho sempre. Mi basta buttare giù e subito. E l'auto, nonostante siamo in salita. Nonostante siamo in salita, appunto, questo è il vantaggio. E il vantaggio ce l'ho al ritorno, perché al ritorno io ricarico la batteria. E hai notato più o meno quant'è l'autonomia di quest'auto? Sì, allora si fanno tranquillamente circa 300 km. Ok, con una modalità mista immagino. Con una modalità mista e una guida mista. Ok. Due sono le modalità di ricarica. Abbiamo la classica da casa e quella da colonnina. I tempi di ricarica variano dai 40 minuti alle 16 ore. Io devo dire che sono rimasta veramente sorpresa da questa macchina, perché ha tutta la connettività che si può richiedere. Sì, cioè veramente abbiamo CarPlay, Android Auto, l'impianto Bose su Tecna, questo ad esempio è un allestimento Tecna e abbiamo l'impianto Bose e vi assicuro che la musica si sente benissimo. Adesso vi facciamo vedere altre due piccole cose che secondo me fanno comodo soprattutto alle donne, cioè il fatto che ci siano le telecamere a 360 gradi, sì, e quindi vedi esattamente tutto quello che sta succedendo intorno mentre parcheggi, ma soprattutto parcheggio da sola. Sì, lo proviamo. È incredibile. Lo proviamo. Sinceramente non l'ho mai provato neanche io. Proviamo, sì. Stiamo provando. Sta parcheggiando.
Yeah, abbiamo fatto! Parcheggiata! Leaf è veramente un passo avanti rispetto alle altre, a tutto quello che ho guidato di elettrico fino adesso. Quindi dai, l'abbiamo approvata praticamente a pieni voti. Sì, decisamente. Allora io intanto ti ringrazio Luigi per essere stato ancora qui con noi, per averci parlato di Nissan Leaf. E venite a scoprire tutto quello che è Nissan Leaf da noi in concessionaria, da Bizzo in Cassa a Bolzano, e vi aspettiamo. Ciao! Ok Google, portami in concessionaria Nissan a Bolzano. In direzione sud-ovest su via statale 12, poi svolta a destra allo svincolo SS12. Mantieni la sinistra al video. Android Auto è veramente bellissimo. Sì, sì. Continua su SS12. Mi stupisce tutte le volte. Infatti, non credo a quello che sto vedendo perché sembra uno scherzo. No, infatti.